Ciao a tutti. Allora, oggi vi vado a mostrare le scatoline che ho fatto per mettere i miei bijou. Ne ho fatti un bel po' e niente, partiamo. Allora, ne ho fatte 5 fatte così, semplici. Sono tutte molto semplici. Poi ho attaccato il nome della mia pagina Facebook e ho messo un piccolo fiocchetto. Poi, sempre uguale ma un po' più grande, così. Poi, sempre nello stesso colore ma rettangolari, così, cambiamo i fiocchetti. Poi ne abbiamo fatta una così. Due in rosso fatte così. Se cercate i tutorial li trovate tutti tranquillamente qui sul tubo. Non sto a farvelo io perché sarebbe inutile, il tubo ne è pieno. Poi due in bianco, fate così. Per farle ho usato dei cartoncini che avevo comprato alla Lidl 2/3 anni fa, se non sbaglio. E siccome non dovevo fare delle cose, poi non mi piacevano. Gli ho dato una destinazione differente, ci ho fatto le scatoline per i miei bijou. Poi ne ho fatte due in giallo così. Poi due in verde. Io uso sia la pinzatrice che un signor la colla a caldo. Poi una in azzurro, una in blu col fiocchetto giallo. Scusate, ma le metto già in ordine. Questa a fantasia. Col fiocchetto giallo a quadrettini e poi ne ho fatte di più grandi che sono fatte così. Poi aspettate che adesso devo mettere tutti in ordine qua nella scatola perché sennò poi c'è un disastro, mi vanno tutti in giro. E poi ho fatto tutte queste qua che adesso vi vado a mostrare, ma che devo ancora finire. Allora, una è fatta così, una così, poi questa in nero. Ne avevo fatte anche altre due, ma le ho già portate su dove porto le mie creazioni per mettere dentro gli anelli Margherita. Un'altra è fatta così. Un'altra in grigio, questa è con gli uccellini, vedete? Poi se volete ottimizzare la cosa andate in un negozio di belle arti o in merceria, adesso dove preferite, prendete un bel pezzo di gomma piuma un po' fine, ritagliate i quadratini da mettere dentro, fate i tagli che vi servono per agganciare, come si dice? Oh, porca miseria, gli orecchini oppure gli anelli oppure i ciondoli, insomma, un pezzettino con un pezzettino di gomma piuma sotto è decisamente più carino e riuscite a incastrare la creazione così non si muove. E l'ultima che ho fatto è questa. Ne devo fare ancora un bel po', sono solo all'inizio, perché queste qua mi basteranno giusto per mettere, non mi basteranno neanche per mettere dentro tutto quello che ho fatto finora. Adesso sotto dove c'ho dispensa barra magazzino barra lavanderia ho trovato ancora dei cartoncini colorati a tinta unita, quindi sfrutterò anche quelli così smaltisco via un bel po' di roba e ho delle scatoline un po' carine per le mie creazioni. Scusate le occhiaie, ma non sto tanto bene, sono un po' piena di acido lattico, c'è sto gomito che mi fa vedere le stelle, insomma, boh, sarà un mezzo acciacco, ma chi se ne frega, poi passa. Io vi auguro una buona giornata, vi
spero di avervi dato un'idea e ciao!